Don't like you, she likes everyone. And I never lie. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Gianina e oggi vi volevo parlare di una cosa. Voglio prima di tutto ringraziarvi per tantissimi messaggi e mail che mi mandate tutti i giorni. Raga, sono sommersa veramente dalle vostre mail che mi chiedete consigli su come sono dimagrita, su come dimagrire e così via. Siccome purtroppo non posso rispondervi a tutti e non vi posso seguire a tutti, capirete, perché comunque io faccio questa cosa anche sul canale rumeno e veramente ci sono tantissime persone che mi chiedono aiuto. Visto che sono laureata in infermieristica, quindi posso dare sostegno e educazione alimentare alle persone, è il mio mestiere, ho studiato per questo, ho deciso di tra virgolette, diciamo così, vendere questo mio segreto, questa mia dieta e di seguire le persone, diciamo, a pagamento. Nell'info box trovate il link che vi porterà sul mio blog, dove trovate tutto. Io oggi vi volevo leggere un po' cosa ho scritto lì, così capirete di cosa sto parlando. E ho pensato che, visto che comunque io ad oggi ho perso 33 kg e anche il mio mestiere, posso anche condividerlo con gli altri. E quindi adesso, allora, io vi leggerò un po' di cosa ho scritto qui. Ciao, il mio nome è Gianina, ho 39 anni e ho un dottorato in ricerca, scienze, specializzazione in nutrizione clinica, eccetera. Ok. Ho sempre avuto un problema di peso, ho la tendenza ad ingrassare molto facilmente, ho fatto molte diete, ho anche preso tantissimi farmaci. Penso di aver speso nell'arco della mia vita tantissimi soldi, idee, quelli di Magrati, Garcia, tutte quelle cose, soldi, ogni volta 50-60 euro buttati proprio, presi e buttati dalla finestra, perché non mi hanno mai nemmeno aiutata, nemmeno tolta la fame, nemmeno, non aiutano, raga, non buttate i soldi per le stronzate. Al massimo quello che vi potrebbe aiutare delle tisane per eliminare i liquidi, ma le medicine, i farmaci, lasciateli perdere perché non vi aiutano. Non, cioè, non esiste il miracolo per dimagrire. Dovreste stare a dieta, mangiare sano, non è nemmeno dieta, è semplicemente mangiare sano, cambiare lo stile di vita, eliminare i dolci, lo zucchero bianco e le fritture, basta, pesare le cose, avere la il buon senso delle cose, non buttate i soldi alla finestra, perché nessun miracolo esiste, non esiste, a meno non è chirurgia bariatrica. Allora sì, vanno a mangiare poco, è normale che dimagrite, ma tanto vanno tagliato e bucato a pancia. Comunque, dicevo, avevo tendenza ad ingrassare molto facilmente, ho fatto molte diete, ho anche preso tantissimi farmaci, tisane, creme, ho preso anfetamine, raga, meno male che adesso sono vietate in Italia, perché a me le anfetamine mi hanno distrutto non solo l'organismo ma anche psicologicamente, mi hanno rovinato proprio quel periodo della vita mia, è stato terrificante, una drogata, cioè, avete presente, un tossicodipendente, io ero così, io non ho mai fatto uso di droghe in vita mia, non mi sono mai fatta una canna, non ho idea com'è, non conosco la droga perché non l'ho mai assunta. Ma nel momento in cui ho iniziato a usare le anfetamine mi sentivo una drogata, stavo a mille, non mangiavo più. Io mi ricordo che per una settimana non ho mangiato niente e domenica sono caduta in bagno. Non è l'obesità, questa dipendenza dal cibo è una cosa terrificante, bisogna viverci per capirla. E raga, io vi posso assicurare che capisco fino all'ultima goccia dei problemi dell'obeso. L'obeso
vive solo del cibo, solo per il cibo, lo odia, lo ama, è sempre in conflitto con lui, però senza di lui non può stare. Quindi l'unica soluzione è voler veramente cambiare vita, voler veramente volersi bene, cioè non ci stanno miracoli, non esiste un'altra soluzione. Psicologicamente, ok, sono anche diventata bulimica, bene sì raga, nel mio periodo più brutto mangiavo e mi provocavo il vomito. Me ne vergogno, mi vengono i brividi e mi viene anche da piangere per questa cosa, perché è brutto perché comunque la società non ci da una parte ci fa vedere tutte quelle belle ragazze secche eccetera eccetera, ma dall'altra parte ci fa il lavaggio del cervello sugli alimenti, cibi fritti, dolci, tantissimi dolci, cioè tu guardi la pubblicità e su 4 pubblicità 3 sono su cibi grassi, fritti, pieni di carboidrati, di zuccheri eccetera, ed è normale, perché se noi da piccoli abbiamo subito questo lavaggio del cervello nel mangiare solo cose bellissime e buone, perché oh, sono buone, però che dall'altra parte portano un danno al nostro fisico sia esternamente che interiormente. Raga, mangiare troppo dolci, troppi grassi porta a malattie cardiache, a ipertensione, a malattie cardiache, epatiche, a tantissimi problemi, e non si tratta più di quando arrivi in vecchiaia, vabbè, ho vissuto la vita mia, mo c'ho 60 anni, posso pure star male. No, raga, oggigiorno a 40 anni la gente muore di infarto. Comunque, continuiamo a leggere. Purtroppo la vita non è facile, molti di noi trovano rifugio nel cibo, ed è vero. Ho provato molte diete, sono andate da tantissimi nutrizionisti. Iniziavo e dopo qualche giorno abbandonavo, oppure dimagrivo e poi rimettevo il doppio del peso. Anche questo è un grosso problema, perché se tu non parti di testa, inutile che vai dal nutrizionista, dal dietologo e ci porti i soldi ogni mese, 50-60 euro. Se tu non decidi tu da solo, qualsiasi dieta va bene, ragazzi. Io non sto dicendo la mia, devi seguire la mia. No, io sto dicendo che qualsiasi dieta va bene, il buon senso va bene. Io ho scelto quella mediterranea perché, essendo infermiera, seguo e ho studiato sull'aspetto la dieta quotidiana. Siccome siamo cresciuti con la dieta mediterranea, quindi anche se non siamo stati a dieta da piccoli, però noi mangiamo carboidrati, proteine, grassi all'italiana, alla mediterranea. Quindi è impossibile iniziare una dieta eliminando del cibo che fa parte di noi, con quale siamo cresciuti. Ecco perché io ho scelto la dieta mediterranea, per rimanere nello stesso standard di vita che avevo prima, ma cambiando il modo di cottura, eliminando alcune cose e sostituendolo con altre. Le tentazioni sono ad ogni angolo di strada, è difficile astenersi, per questo sono qui per svelarvi il mio segreto, come sono riuscita a perdere il peso. Voi sapete che non è un segreto come ho perso peso, però io ho mangiato senza avere fame, e soprattutto raga, io non tutti i giorni, ve lo giuro, non è che sto a di qua mangia la cioccolata, la pizza, il gelato, perché dici no, questa non è vera. Però, come vi ho detto negli altri video, io rimango nelle mie calorie giornaliere e riesco a equilibrare. Se mi va, non lo faccio tutti i giorni, ma se mi va un pezzetto di cioccolata lo mangio, quello Kinder. Oppure se oggi ho la smania, ho fame, o sono in preciclo, perché soprattutto nel preciclo ho più fame, mi mangio un gelato, oppure mi faccio la pizza, oppure vado con gli amici a mangiare la pizza, ma durante la giornata mangio molto di meno per rientrare nelle calorie, non è difficile. Quindi vi voglio dire cosa vi offre il mio programma di cambiamento alimentare, perché vi ripeto, non è una dieta, è uno stile di vita. Vi farò un programma personalizzato, non sarà una dieta generalizzata. Ognuno di noi siamo fatti a modo nostro, abbiamo le nostre abitudini, quindi ognuno
avrà la sua dieta personalizzata in base alla sua età, perché è molto importante, perché la ragazza o il ragazzo dei 15-16 anni non può mangiare come una persona di 30 anni, perché è nel mezzo del suo sviluppo e quindi ha bisogno di determinate cose e di più calorie, perché il suo metabolismo è più accelerato. Un'altra cosa, assistenza. Raga, io vi seguirò tutti i giorni, vi darò anche il mio numero di WhatsApp, vi scriverò, vi incoraggerò tutti i giorni, in qualsiasi momento avete bisogno di aiuto io ci sono. Basta, l'unica cosa che avete bisogno per iniziare è una bilancia pesa persone, una bilancia da cucina, perché è molto importante pesare ciò che mangiate, e un metro da sartoria per prendervi le misure. Il costo per un mese è di 29 euro, penso che sia una cifra bassissima, perché comunque se andate in giro troverete prezzi altissimi. Ho messo 29 euro così perché capisco, perché sono passata anche io e passo tuttora per il mondo del cambiamento di vita, delle diete, e capisco che siamo sempre scettici a spendere soldi e basta spendere troppi soldi per le... Io sono qui per aiutare. Se vi interessa scrivetemi un email a janina.eana@gmail.com. Trovate tutto nell'info box. Tutto quello che avete bisogno è una bilancia pesa persone, una bilancia da cucina e un metro da sartoria per prendervi le misure. Se siete interessati, il costo per un mese insieme a me, che vi accompagno, vi scrivo la dieta e vi seguo giorno per giorno, vi darò il numero WhatsApp, è di 29 euro col pagamento con PayPal, così qualsiasi momento se qualcosa non va sarete rimborsati. Se siete interessati trovate tutto nell'info box, e seguitemi anche su Instagram, perché lì posto cosa mangio e tantissime ricette, parmigiamo insieme. Non dimenticate di lasciare un like e di scrivermi nei commenti se avete qualsiasi domanda. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!